trovo dinanzi a quello che sarà il nuovo ospedale, il San Cataldo. Tanto rumore per niente. Annunciano per completati i lavori, consegna imminente, ma quale lavori completati? Guardate, solo la parte frontale, la parte che sta davanti, è stata più o meno completata. Ma tutta la parte laterale, guardate, è un cantiere aperto, sta ai piedi di Cristo, ci sono dei ritardi enormi per quanto riguarda tutto il resto. Hanno fatto vedere la facciata, hanno buttato il solito fumo negli occhi, poi il resto non si vede, si vede lateralmente, vabbè, l'importante è far vedere. Altro che consegna 10 agosto 2022, ma che è questa favola di Emiliano, di Melucci, di Pelillo, dei consiglieri della Regione Puglia, tutte frottole, solo per raccontare chiacchiere ai cittadini. Ma scusate, Melucci che dice che lui ha provveduto a far costruire il nuovo ospedale, Melucci, e che è diventato consigliere regionale, assessore alla sanità, ma stiamo veramente scherzando? Parlano di ritardi, ammettono i ritardi messi alle strette e dicono, vabbè, ma bisogna considerare anche il caldo. E scusate, quando voi avete stabilito la tempistica e avete dato il giorno e la data di consegna, non sapevate che d'estate fa caldo o pensavate che a giugno, luglio, agosto e settembre nevicasse a Taranto? Queste sono frottole, ipocrisie. Guardate, questa è solo l'ennesima bufala, questo ospedale. Ma giusto per prendere per i fondelli i tarantini. Il 12 giugno una croce secca su Luigi Abbate sindaco e su Taranto senza Ilva per scacciare definitivamente questa triste compagnia di cialtroni.